È un'azienda grossa, un settore dove l'Italia ha una tradizione significativa. Ci sono tantissimi dipendenti, non ci possiamo permettere il lusso di perdere imprese. Così parla dell'Antonio Merloni il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ad Ancona per la firma dell'accordo di programma per il rilancio del colosso fabrianese in crisi, ammesso alla legge Marzano un anno e mezzo fa. Una crisi che ha coinvolto tre regioni, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, 8.000 dipendenti tra diretti e indotto. Con l'accordo di programma le risorse a disposizione ammontano a oltre 70 milioni, 35 milioni dal Ministero, 20 dalla Regione Marche e circa 10 a testa da Umbria ed Emilia-Romagna. Gli obiettivi: incentivare coloro che vogliono acquisire gli assets della Merloni, il sostegno dei fornitori, il sostegno alla legge Marzano per garantire gli ammortizzatori sociali ai lavoratori. Coprire due tipi significativi di interesse, che sono l'indotto, che rimarrebbe scoperto e che per la prima volta copriamo con questo intervento, la valorizzazione degli asset della Antonio Merloni, quindi mi pare condizioni utili, anche quella di un bonus per le imprese che assumessero dipendenti della ex Merloni, fino a 10.000 euro, che mi pare sostanzioso. In prefettura il ministro ha incontrato anche i vertici della China Maici, la holdings cinese che sarebbe interessata a rilevare il gruppo Merloni. Consegnata al ministro la manifestazione di interesse formale, ora manca il piano industriale e dunque l'ok dal ministero. Mi pare una offerta significativa, manca il piano industriale, appena ci sarà il piano industriale valuteremo con grande attenzione. L'obiettivo è che l'Antonio Merloni torni ad essere una industria che cresce, che produce, che dia lavoro, possibilmente in settori innovativi. Non vogliamo il mordi e fuggi e quindi valuteremo con attenzione, sperando che arrivino anche altre offerte.